devo dire che in questa brevissima presentazione sono molto fortunato per il fatto di essere stato preceduto da degli interventi assolutamente autorevoli e puntuali, e quindi molti dei concetti che andrò ad esprimere hanno, dal mio punto di vista, la possibilità di essere già stati introdotti e presentati in maniera assolutamente precisa. Quindi quello che vi farò vedere oggi è un po' più un tornare indietro, ecco perché è un back in back, che ho tradotto back in back, forse i tecnici capiranno anche il perché del riferimento normativo. Bene, in realtà io oggi vorrei, in questo breve tempo che mi ha messo a disposizione, per il quale ringrazio Andrea Dari, ringrazio tutta l'organizzazione, presentarvi tre piccoli racconti che hanno tre titoli: passato, presente e futuro, che vogliono un po' inquadrare quelle che sono le attuali, diciamo, possibilità che il Building Information Modeling ci porta applicato al patrimonio esistente, perché è il mio tema di lavoro e di ricerca presso l'Università di Bologna, ma soprattutto capire da dove veniamo, perché in questa cornice si sente tantissimo parlare di Building Information Modeling, tutti sono BIM, ed è opportuno capire che il termine BIM non è un termine nuovo, non è un termine che è stato introdotto adesso, non è un termine che ha delle connotazioni modaiole, soprattutto quando lo andiamo ad applicare a un tema, a un contesto che è il nostro specifico italiano, quindi quello dell'esistente. Il primo racconto passato ha come protagonista questa persona qui, Douglas Engelbart, che probabilmente voi non conoscete come nome. Douglas Engelbart ha scritto nel 62 un testo che recitava più o meno così: raccontava di come la modernità, l'innovazione e la tecnologia potevano portare un giorno gli architetti a immaginare di digitalizzare, uso un termine che oggi è assolutamente corretto dal punto di vista di quello che facciamo, tutte le operazioni di progetto, cambiando in tempo reale quelle che potevano essere le scelte per arrivare a definire poi la qualità della propria progettualità. Bene, Douglas Engelbart, che forse non conoscete, lo conoscete benissimo per la sua invenzione, perché tutti i giorni la utilizzate. Douglas Engelbart ha inventato questo oggetto che è il mouse. E parlando di passato, se è vero che dal punto di vista tecnico noi arriviamo da qui, è curioso pensare come il mouse sia assolutamente un qualcosa che utilizziamo tutti e che utilizziamo storicamente, ad esempio, per fare CAD. Il CAD è molto diverso dal BIM. Il BIM è eccezionalmente più sofisticato dal punto di vista della gestione della conoscenza, ma possiamo pensare di arrivare dal CAD. Possiamo pensare di arrivare dal CAD perché, da un certo punto di vista, è stato citato in uno degli interventi precedenti al mio, anche lo stesso Chuck Eastman, che ha inventato il termine BIM, parla del BIM come un qualcosa che, se era affrontato al CAD, è tanto differente quanto lo era un regolo calcolatore rispetto a un computer moderno. Quindi capite anche voi che applicare a questo contesto, queste conoscenze, queste metodiche, si è parlato prima di BIM come metodologia, come processo, non come strumento e non come software, correttamente, vuol dire partire da qui. Vuol dire partire da qui per arrivare a alcuni concetti che ci portano al presente. Il BIM nasce in un contesto anglosassone. Il BIM nasce in un contesto dove la tradizione costruttiva, la tradizione realizzativa è molto diversa da quella che caratterizza il nostro processo. Questo è un life cycle, come viene presentato, un ciclo di vita del BIM in tutte le proprie caratteristiche. E questo è il presente, perché noi partiamo da qui. Noi, per la salvaguardia dell'esistente, la documentazione degli elementi, la, diciamo così, catalogazione e documentazione, abbiamo tecnologie estremamente precise, anzi, diciamo meglio, estremamente accurate. Le nuvole di punti sono ormai qualcosa che possiamo acquisire con grandissima precisione e con grandissima velocità. C'è un problema però: non è ancora BIM. Non è ancora BIM perché la conoscenza legata a questi oggetti non è semantica, non è significato, non è coerenza informativa destinata a quello che prima è stato definito scambio. Ecco quindi che parlare di BIM dell'esistente vuol dire, nel presente, passare da questo, che vuol dire digitalizzare degli elementi anche estremamente complessi. Questi sono edifici storici del centro di Bologna, che ho avuto la fortuna di poter, diciamo così, ho avuto la fortuna di poter coordinare i miei studenti per arrivare a questi risultati ottenuti da nuvole di punti. Però il risultato importante è che, da questo punto di vista, possiamo passare al futuro. Il futuro qual è? Questo. Anche questa è una persona che probabilmente voi conoscete, Buckminster Fuller. Credo che sia assolutamente importante immaginare quello che anche
Buckminster Fuller ci ha lasciato, che è immaginare sinergia. Prima si è parlato di comportamenti concertati e di multidisciplinarietà, assolutamente corretto anche per quanto riguarda l'esistente. A lui dobbiamo questo, le coperture geodetiche, e le coperture geodetiche sono prima di tutto equilibrio. Equilibrio che vuol dire, riprendendo anche un po' l'idea che è stata introdotta dal punto di vista normativo, possibilità di bilanciare quello che è l'approccio moderno della digitalizzazione, delle nuvole di punti, del sistema accurato di definire l'esistente, come vi ho fatto vedere prima, per arricchirlo di informazioni. Questi sono alcuni esperimenti fatti nel corso di una ricerca che abbiamo portato avanti su portici della città di Bologna per passare da nuvole di punti a oggetti intelligenti, cioè dotati di caratteristiche proprie e trasmissibili. E con questo chiudo, la trasmissibilità anche nel caso dell'analisi dell'esistente è un qualcosa che è fondamentale nel nostro approccio, perché la trasmissibilità, come è stato detto prima dal professor Della Torre, che ringrazio per la puntualissima precisazione, vuol dire avere la possibilità di trasferire informazione. E cosa c'è di più concertato e di più concertabile del BIM? Lascio a voi ogni interpretazione e concludo dicendo che probabilmente il BIM è rock. Grazie a tutti.